Situazioni infortunate, mister, come stanno? Allora, infortunati, niente, i soliti, quelli lungodegenti li conoscete. Si è aggiunto Rajčević per un piccolo problemino e basta. Altre Martino è una sorta di lungodegente perché è già una settimana e 10 giorni che è fermo all'incirca, quindi sono questi, non ce ne sono per ora altri. È un buon momento per affrontare il Benevento, secondo lei? Ma questo non lo so, lo vedremo domani dopo la partita. Sicuramente stiamo bene, insomma, come, così come sta bene il Benevento, perché è una squadra che sta veramente in salute, che sta facendo un campionato importante, quindi loro chiaramente rispetto a noi sono stati più continui, perché è dall'inizio dell'anno, insomma, che vanno bene, hanno avuto poche battute d'arresto e questo l'ha portati ad essere una squadra che staziona ormai da parecchio tempo nelle posizioni di vertice. Noi siamo un po' più diciamo, di rincorsa, insomma. Però siamo in un buon momento noi, in un buon momento loro, per cui prevedo possa essere una buona gara. Mister, come si spiega il secondo posto del Benevento? Dalla tua chiave di lettura, qual è il passo, qualità tecniche, cos'hanno di No, particolare? hanno intanto una squadra che si conosce, che ha viaggiato molto sull'ali dell'entusiasmo, perché le squadre che vincono i campionati chiaramente partono intanto senza assilli, perché al Benevento nessuno gli aveva chiesto di fare questo tipo di campionato, gli obiettivi erano diversi. Poi è stata brava la società a costruire una rosa importante, è stato bravo l'allenatore Baroni a creare i presupposti perché si potesse poi fare questo tipo di campionato, ma lo si può fare. Se andate a guardare delle neopromosse, tre sono nelle posizioni di vertice della classifica, quindi questo significa che la programmazione, insomma, le cose fatte con oculatezza poi alla lunga premiano, perché probabilmente in queste piazze non c'è neanche l'assillo di vincere, e quindi giocare con la forza dei nervi distesi può essere un buon alleato rispetto magari a squadre che invece hanno blasone, hanno nome e devono a tutti i costi ogni anno cercare di fare sto benedetto salto di categoria. Però al di là di questo poi c'è il valore della squadra e c'è la bravura dell'allenatore che è riuscito a dare un senso a questa stagione, un senso importante, perché questi qua viaggiano forte da parecchio tempo. Che risposta ti aspetti dalla tua squadra invece? Ma io non mi aspetto che questa squadra continui a fare quello che nelle scorse settimane ha fatto. Devo ripetere sempre le stesse cose, altrimenti dopo divento un po' pure noioso. Io a questa squadra non gli posso rimproverare nulla se non la partita di Cittadella. I numeri stanno lì a testimoniarlo. Insomma, abbiamo messo insieme un buon bottino in queste 13 gare e quindi dobbiamo continuare a dare seguito ai risultati, e soprattutto ci servirebbe una cosa importante fuori casa, perché se a questa squadra io gli posso dire, insomma, qualcosa, è solo quello di avere un po' di fortuna, ma anche la forza di andare a vincere una partita fuori casa. L'abbiamo sfiorata in qualche occasione, non ci siamo riusciti. Io spero che da qui alla fine si possa un po' invertire la tendenza fuori casa, fermo restando che ci aspetta un avversario di grandissimo valore e probabilmente sarà forse fuori casa una delle partite più difficili delle ultime che abbiamo giocato. È vero che a 16 giornate alla fine non ci sono partite decisive, non ci possono essere partite decisive, ma è anche vero un'altra cosa, che ci sono delle partite che possono cambiare la storia di un campionato, lo sai, no? Delle svolte. Ora è evidente che questo Bari finora, vecchia gestione e nuova, almeno sul piano dei risultati, davanti a chi la precede in classifica ha ottenuto pochissimo, solo un paio di punti, uno con la Spal. E vabbè, 4 col Perugia, però Conte 1 col Perugia, 1 con la Spal. Beh, due. Oggettivamente, Ah, beh, sì, perché sì, adesso il Carpi è no, andato è dietro, ma il cambiata Carpi fino a poco l'idea, tempo fa c'è però stato pareggio spesso con lo davanti. Spezia, Pareggio con lo pareggio con lo Spezia. Spezia, adesso ci vuole il salto di qualità contro una squadra che ti precede in classifica e che finora Sì. dimostrava di essere più forte, almeno sul piano, ripeto, dei risultati, delle cose. Ma guarda, non so se leggerla, che la tua lettura può essere interessante e giusta, però poi non so se è così. Io credo che noi dobbiamo vincere una partita fuori casa, al di là che
che il Benevento ci preceda o no, insomma, perché questo campionato è col fatto che ci sono le 8 posizioni utili per i playoff, vai a giocare quasi sempre con squadre che, essendo tu poi l'ottava, che possono starti davanti. Non è tanto quello, perché sai, se parlassimo solo delle prime due, come una volta in Serie B si vincevano solo in quattro, andavano i playoff, facevano 4 squadre, già era diverso. Adesso è un po' più aperta la cosa, quindi è facile che puoi trovare, specialmente in questo periodo dell'anno, delle squadre che ti stanno davanti, no? E quindi non lo so, io direi che noi è ora che ci attrezziamo a vincere una partita fuori casa, perché se una squadra vuole fare un campionato importante e di vertice, deve attrezzarsi anche per vincere fuori casa. È poca una vittoria fuori casa, insomma, credo anche per le possibilità di questa squadra, e anche perché la stessa squadra in casa ha dimostrato comunque, a volte in maniera importante, a volte in maniera meno importante, però comunque con chiunque è venuto qui se l'è giocata alla pari tranquillamente, senza nessun tipo di timore reverenziale. Ha fatto la sua partita, spesso e volentieri ha vinto, in alcune circostanze ha pareggiato non demeritando, quindi ha fatto la sua gara. Ora è il momento, ripeto, al di là del Benevento, che è una squadra molto molto forte, che io rispetto tantissimo, è arrivato il momento anche di provare a vincere qualche partita fuori casa. E siccome siamo sempre gli stessi, non è che la rosa è quella, insomma, non è che cambia qualcosa da partita fuori casa a partita fuori casa. Allenamento, abbiamo fatto allenamento, lavoriamo sempre alla stessa maniera, non cambiamo mai atteggiamento, insomma. Noi vorremmo andare a fare sempre un certo tipo di partita, che per esempio col Cesena nel primo tempo ci è riuscita, una partita insomma propositiva, non è che stiamo lì a aspettare, non rientra nella nostra filosofia. Certo, poi è chiaro, ci sono gli avversari a volte te lo permettono, a volte non te lo permettono, a volte sei tu meno bravo rispetto ad altri, però alla fine di tutti questi discorsi, insomma, bisogna cominciare a vincere anche fuori casa se vuoi aggrapparti a delle posizioni di classifica un po' più Si interessanti. può prevedere, considerando le forze in campo, cioè noi abbiamo adesso il presidente titolare, tra virgolette, Galano, Pienza e Loro Forza. D'altra parte ci sono Cravo, Cissé, Falco, Ciciretti, cioè sono ragazzi tutti quanti che amano il calcio, che amano anche disegnare delle prodezze, che non sono comuni in Serie B, tutti quanti più o meno le hanno fatte vedere in questo campionato. Si può prevedere una partita molto spettacolare anche grazie all'interno, Ma e soprattutto all'atteggiamento delle due squadre, che poi non è che né il Benevento né il Bari sta lì dietro, gioca, insomma. non lo so, sì, è chiaro che le caratteristiche dei giocatori citati poc'anzi sono caratteristiche di giocatori di qualità, quindi è normale che chi ha la qualità poi nel calcio esalta sempre lo spettacolo, quindi con giocate, con numeri e quant'altro. Per cui potrebbe essere così, oppure magari può diventare una partita anche tatticamente bloccata, no? Cioè, non lo so, sai. Fare la previsione prima non è mai facile, poi a volte non ci si azzecca. Io non lo so, noi abbiamo dei giocatori davanti di qualità, così come ce li ha il Benevento, perché quelli che abbiamo detto, insomma, sono tutti giocatori di grandissima qualità. Poi vedremo che tipo di partita sarà. Sicuramente loro l'avranno preparata bene, come l'abbiamo preparata bene noi. Poi vedremo, sai, a volte sono partite che si decidono per un episodio, oppure uno la sblocca subito, può diventare una partita più aperta, non lo so, vedremo, vedremo. Non gli do un'importanza grande a questa gara. Io l'ho parlato anche ai giocatori, ho letto, è stata molto caricata questa partita, quindi si prepara anche da sola. Però ecco, noi non dobbiamo andare oltre, come si dice, oltre il guado, sennò diventa una partita da dentro o fuori, e non è una partita da dentro o fuori, perché noi fino a maggio dovremo giocare altre sfide molto molto importanti. Questa chiaramente ci ha avuto una cassa di risonanza amplificata, perché la giochi in anticipo, giochi solo tu, la giochi di sera, e quindi riveste un fascino diverso. Però noi dobbiamo essere bravi a capire l'importanza di questa partita, perché è molto importante, ma a capire anche che ci sono ancora tantissime partite. E non dobbiamo fare, e non dobbiamo, altrimenti la carichiamo di troppa tensione, di troppi interessi. Poi si rischia anche, magari, sai, con queste partite qui, noi dobbiamo crescere anche da questo punto di vista. Dobbiamo diventare una squadra che sa gestire l'evento e sa dare l'importanza giusta
giusta all'evento. È chiaro che vorremmo provare a vincere con tutte le difficoltà del caso. Paolo? Mister, al netto di numeri impressionanti del Benevento, 10 vittorie in casa su 13 successi, non perdono dal novembre 2014, c'è un aspetto, diciamo, tutto sommato positivo, secondo me, per il Bari, l'assenza di Lucioni, che è una cosa che capita spesso nella loro difesa. Questo cambia qualcosa in atteggiamento del Bari in attacco? No, non preparo sicuramente la partita su un'assenza di un giocatore avversario, ci mancherebbe. Noi dobbiamo pensare ai nostri, alle nostre cose, a fare quello che sappiamo fare, quello che conosciamo. Lucioni è sicuramente un giocatore che è il capitano della squadra, quindi probabilmente il giocatore con più carisma forse, però ecco, noi non dobbiamo pensare agli altri, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a provare a fare la nostra partita, anche perché Lucioni sarà sicuramente sostituito, quindi questa è una squadra che è costruita molto bene. Salvatore Di Somma, che è un mio vecchio amico, ha fatto un buon lavoro, hanno costruito una squadra importante, sono partiti a fari spenti e poi piano piano invece sono diventati una splendida realtà. Quindi al di là dell'assenza dei Lucioni, che sarà un'assenza che potrà pesare, però credo che hanno sostituti all'altezza, insomma. Mister, ti ha incuriosito lo 0-4 dell'andata? No, onestamente la partita non l'ho rivista, ti dico la verità. Ho letto qualcosa, mi sembra che però il Bari aveva avuto l'occasione per... A volte queste partite nascono male perché magari c'hai l'occasione per sbloccarla, se la sblocchi può diventare tutto un altro tipo di gara, poi invece non la sblocchi, invece sbloccano gli altri, tu ti alzi, ti apri e gli altri giocatori poi con queste caratteristiche. Ora non so se qui hanno giocato con lo stesso sistema di gioco, però gente molto rapida, è chiaro che se c'è campo poi... ti può fare male. Credo che sia stata una partita così, insomma, è andata un po' male secondo me. Sì? L'ingresso di Cissé fu decisivo, cambiò un po' tatticamente le carte in tavola e non riuscimmo subito al di là degli episodi. Sì. Però quell'inserimento fu decisivo perché si a due davanti e ci creò il gioco. Beh, Cissé lo conosco. Da trequartista? Sì. Io contro il Benevento ci ho giocato quando allenavo la San Benedettese in Serie C e niente, però al di là di questo mi fa piacere tornarci perché quello stadio lì è intitolato a una persona alla quale io sono legato, perché Ciro Vigorito era il nostro addetto stampa quando io giocavo nell'Avellino, ed era una persona speciale, una persona che io ho conosciuto, mi è stata vicino, io ero appena arrivato ad Avellino, per cui mi fa molto piacere giocare in quello stadio che è dedicato a una persona che per me è stata una persona veramente, veramente un amico vero, per cui mi fa piacere giocare in quello stadio. Una domanda nell'ottica delle due partite, diciamo collocazione tipica venerdì e poi sì. Sera venire in campo, sei di quelli che fa il turnover a prescindere o guarda partite per beh ora Ma no, ci può stare magari un po' di turnover, specialmente quella subito immediata, insomma. Adesso abbiamo avuto bene o male 6 giorni per recuperare, quindi in linea di massima do seguito a quello che abbiamo visto di buono nella partita contro la Ternana, quindi non voglio fare grossi stravolgimenti, però poi andremo a verificare con grande attenzione quello che sarà il discorso di Brescia. Ovvero? Vediamo, lo sto valutando, sta bene, potrebbe rientrare, però non ho deciso ancora, devo dire la verità. Mister, si è parlato tanto di Floro Flores, naturalmente tutti lo conoscevamo già prima che venisse a Bari, ma sinceramente la sorpresa ancora più di quanto lei si aspettasse? No, no, perché lo conosco molto bene, quindi lo conosco da tantissimi anni, per cui ce l'ho avuto giovanissimo, quindi le qualità e le caratteristiche del giocatore erano a me ben note, quindi... Onestamente nessuna sorpresa, ma non è neanche ancora secondo me al top della condizione. Michele? Visto, volevo chiederle questo, mi pare finora brilla per le performance dei tenori. Beh no, non sono d'accordo. Come si aspetta Benevento la crescita invece del collettivo di fronte a un avversario invece che fa proprio Secondo me noi la partita di Guadagnare ha fatto bene anche il resto della squadra con qualche errore, ma se vi aspettate che il Bari
90 minuti non faccia neanche un errore, allora probabilmente dovete andare a vedere un'altra squadra. Beh, secondo me non l'abbiamo fatto male, anzi io l'ho detto anche domenica, anche scusate sabato dopo la partita, abbiamo fatto meglio 11 contro 11 che 11 contro 10, abbiamo fatto molto bene 11 contro 11, abbiamo giocato bene, abbiamo creato, abbiamo interpretato la partita perfettamente come l'avevamo preparata. E poi qui quando si parla di gioca bene è un discorso che diventa una nuvola gigantesca, non lo so poi che si intende per giocare bene, e non so poi, sai, la Serie B è un campionato che va molto di corsa, molto di, cioè, e a volte sai diventa la come si dice, il pathos agonistico, la frenesia va a scapito magari anche del gesto tecnico, anche se poi noi siamo una squadra che ha una discreta qualità e credo che l'abbiamo dimostrato anche nella partita contro la Ternana, tutto il collettivo, perché poi è normale, qualche errore c'è sta, ci sono giocatori che leggermente più indietro rispetto ad altri, però noi abbiamo avuto un buon approccio, siamo stati lì, abbiamo subito creato delle occasioni, probabilmente il gol e l'espulsione ci hanno fatto abbassare leggermente la tensione nella parte finale del primo tempo, nella parte centrale del primo tempo, diciamo così. Però poi il secondo tempo abbiamo riapprocciato subito alla stessa maniera, quindi abbiamo rifatto gol. No, io ho visto una buona squadra, poi sai, tutti vorrebbero vedere di più, e non si è mai contenti, però fidatevi che per quello che è lo scenario in Serie B, il Bari ha fatto una buona gara e deve fare ancora meglio, può fare ancora meglio perché ha i giocatori per poter fare ancora meglio. Mi sei visto che il ruolo dove c'è un po' meno alternative, come sta Moras? Moras ci ha avuto un problema, ci ha avuto dei problemi fisici che ha superato bene, adesso è col gruppo e chiaramente noi in queste settimane ci siamo dovuti attrezzare in maniera diversa, hanno giocato due ragazzi con continuità che hanno fatto onestamente molto bene, la sbavatura ci può stare, per ora diamo seguito a questo, però io Moras così come Suager, così come tutti quelli che purtroppo in questo momento non stanno trovando spazio, io a tutti lascio sempre la porta aperta perché gli scenari possono cambiare da un momento all'altro. Stefano, non so se sei d'accordo, c'è un salto di qualità, sì. Ce ne sono tanti ovviamente, i margini di miglioramento per tutte le squadre sono sempre ampi, però c'è un salto di qualità che questa squadra è chiamata a fare. Noi a Cesena abbiamo avuto sul piano della manovra, dell'aggressività, di tutto il primo tempo più o meno nelle nostre mani, no? Hai fatto gol, non sei riuscito a stendere l'avversario. Con la Ternana hai fatto gol subito, il massimo della vita, poi sei rimasto 11 contro 10, un altro massimo della vita, non sei riuscito a chiudere la partita. Poi l'hai chiusa perentoriamente dopo l'intervallo, è cambiato tutto e abbiamo deciso subito che... Okay. Però non credi che il salto di qualità sia la consapevolezza in certi momenti di poter stendere l'avversario e di riuscire a farlo? Però non è che tu lo fai col telecomando questo, anche se gli altri sono 10. Cioè non vorrei che voi va a dice sono 10, vinciamo sicuro, ora facciamo 3 gol. Ieri sera Juventus in 11 contro 10 ha sbloccato nel secondo tempo e ha dovuto, non dico tribolare, però ci ha dovuto. Non è che tu ti rimani in 10 subito, ta 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 e fai tutto. Noi volevamo fare. L'unica cosa che io, ripeto, ho rimproverato alla squadra. Sì, ma un po' le... Sì, no, ora non la facciamo diventare una cosa sembra un difetto. Noi siamo probabilmente a livello inconscio 1-0. La Ternana non ci ha opposto grandissima resistenza, onestamente. La cosa era abbastanza leggibile, la leggono anche i giocatori questa qui. Eravamo in superiorità numerica, potevamo magari essere, come si dice, un po' più cattivi, però non è che non volevamo, magari abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, abbiamo fatto, io l'ho racchiusa sotto il discorso della leziosità, però magari ci poteva dire anche qualcos'altro. Quello che invito a far capire a tutti, non è che tu ta ta fai tutto, quelli sono 10, ora fai 3 gol, Mara maldeggi contro tutti, le partite vanno tutte giocate perché poi c'è sta gente che in 10 perde contro 11, no in 10 scusate, in 11 perde contro 10, mi sono espresso male, scusatemi, in 11 perde contro 10, oppure 11 contro 9, perché poi la sorpresa è sempre dietro l'angolo, cioè non vorrei che ora, sai, ti chiami Bari, Bari fa pappa. Hai preso 10 giocatori, ora ammazza. No, non è così, anzi, noi difficoltà ce ne abbiamo tantissime. No, io ho capito quello che dici tu, ci mancherebbe. Le difficoltà noi ce ne abbiamo tantissime. Noi vogliamo rimettere a posto tutto. Io capisco la fretta, però con a Roma si dice la gatta preciosa ha fatto i ciechi. Quindi ci vuole grandissima calma, rimanere in un certo tipo di discorso, senza fare pensare che ora... fai tutto in 4-4-8, no, perché in 4-4-8 non si può fare niente, non ci avremo certezza di nulla,
Noi vogliamo avere solo la certezza di giocarcela con tutti, perché questa squadra se la deve giocare possibilmente con tutti, senza lesinare energie e senza lasciare nulla al caso. Questo lo faremo sempre. Credo che le possibilità ci siano, credo che questa squadra, quando avrà acquisito qualche cosettina in più, diventerà ancora meglio di quella che è stata finora, perché comunque noi, ripeto, in 13 partite 21 punti li abbiamo messi insieme. Non ci ha regalato niente nessuno, ve lo posso garantire, e chi ne ha fatti di più ne ha fatti 25. Quindi non è che sta tanto lontano da noi, però con squadre, voi adesso siete molto proiettati ad adesso, ma io non mi dimentico quello che era prima, le partite giocate con l'Avellino, con Dumbia, con Scalera, con tutto il rispetto ci mancherebbe, con degli esordienti, con Moras fuori, con Sabelli fuori, e con tanti giocatori al limite, cioè noi abbiamo fatto delle partite qua che io non sapevo come fare la formazione, voi probabilmente e giustamente non vi ricordate perché non è il vostro compito, ma io non mi scordo, eh. Quindi anche in quella striscia di partite siamo riusciti a tenere, come si dice, la casa in piedi, l'abbiamo tenuta in piedi, ci abbiamo messo, sono stati bravi quei ragazzi, sono stati bravi chi ha esordito, e ci siamo riusciti, abbiamo giocavamo con giocatori che non stavano benissimo, vedi Maniero, quindi però hanno stretto i denti e ci abbiamo messo una pezza. Tant'è vero che la striscia è stata molto positiva, quindi questa squadra si è prodigata. Poi io so che voi vorreste di più, io pure voglio di più, perché io il bicchiere per natura lo vedo sempre mezzo vuoto, quindi voglio sempre di più, voglio sempre di più, però bisogna pure capire. Credo che abbiamo fatto il giusto, e forse ci manca anche un punto, due punti, secondo me ci mancano tra quelli che abbiamo fatto, quindi non ci lamentiamo. Però non basta perché... Lo sapete perché non basta, perché ancora io a classifica la vorrei migliorare, e ci abbiamo le occasioni adesso che ci si presenteranno da qui a maggio, e da qui a maggio dovremmo essere bravi. A proposito di classifica, il Presidente di settimana ha detto che questa squadra dovrebbe arrivare al di sotto del quinto posto. Ha fatto bene perché ci stimola il Presidente, è giusto, il Presidente ha investito, ci fa stare tranquilli, e quindi è giusto che richieda determinate cose, io sarei felicissimo di accontentarlo, anzi anche qualcosa di più se possibile. Paolo? Sì, mi sarebbe anche che commentasse la partita sul piano ambientale emozionale, sì. La tifoseria ha fatto un appello per riempire il Vigorito, questo le chiedo se va benissimo. No, non deve aumentare. No, noi siamo abituati a giocare qua la gente, capirai, figuriamoci. Noi, se abbiamo problemi noi, che ce ne abbiamo, quando sono pochi ce ne abbiamo 15, 16, 17 mila, che abbiamo problemi da giocare a Benevento, ci mancherebbe, anche perché uno se può fare calciatore e lo può fare a grandi livelli, deve capire che più gente c'è e più lo spettacolo è interessante. L'importante è che ci sia civiltà, che ci sia rispetto e che ci siano tutte queste belle cosettine qua. E quindi che problema c'è? Anzi, a me dispiace solo che da Bari ne possono venire solo 1000, perché sono convinto che sta partita i nostri sarebbero venuti in tanti. Però i biglietti sono quelli, vanno accettati, una bella serata di sport, e che vinca il migliore, come si suol dire. Maurizio? No, non c'è nessuno dietro, perché io sono... No, sono... non andiamo sull'esoterico qua, ma che siamo per destra. Maurizio? No, era una domanda diversa sul presidente. Altra domanda. Sì. Che è sulla dal discorso strettamente Bari. Secondo me, credo che l'altra sera chi ha avuto la fortuna di vedere in televisione Manchester City Monaco si sia esaltato, no? Io però facevo una riflessione, è stata bellissima, con i gol banditici, 8 gol, occasioni, palafondo dei portieri. Però facevo poi il solito vecchio dilemma, no? E quindi lo volevo girare a te. Tu sei d'accordo con quello che diceva migliaia di anni fa Annibale Frosti, che diceva la partita perfetta è lo 0-0, oppure pensi che la partita perfetta sia quella, per esempio, di Manchester City Monaco 5-3, cioè con tanti gol, tante emozioni? 5-3 sarà una partita bella, probabilmente no perfetta, perché se ci sono state tutte queste occasioni, i rigori sbagliati come dici tu, 8 gol probabilmente, qualche l'ho vista un pezzo, perché ne vedo, sono più concentrato sulla Serie B onestamente, con tutto il rispetto, per Manchester City Monaco, dove dall'altro c'è pure un ragazzo che conosco bene, però a sera, anche ieri sera Juventus sono vista un pezzo, poi basta, se no siamo sempre a vedere partite qua, diventa dura, per cui siccome settimanalmente ne vediamo 3 o 4 della squadra avversaria più la nostra, la dobbiamo rivedere, quindi diventano 5 partite. Se ci metti pure
No, no, non lo so se è la perfetta. La partita 5-3 è bella, molto bella, perché lo spettatore si entusiasma, perché vede tante occasioni, vede giocate. Però è chiaro che se andiamo a fare un'analisi prettamente tattica e da addetto ai lavori, da allenatore, 5-3 c'è stato qualche erroruccio, quindi perfetta non tanto, significa che poi bisogna vedere come sono venuti i gol. Può essere pure perfetta se gli 8 gol sono stati protezze balistiche o che ne so, o giocata importante dell'avversario. Però 5-3 qualche erroruccio c'è stato, secondo me. Claudia? Sì, anche io una domanda che esula un po' dal calcio. Il caso Bucci, ne stanno parlando un po' tutti, sì. Un suo commento, e soprattutto se un suo calciatore si dovesse permettere di commentare un suo cambio, una mancata sostituzione. Io credo che, siccome Bonucci è un ragazzo molto intelligente, sa anche lui di aver probabilmente sbagliato. Credo che una società forte cresce anche perché cresce, diventa forte perché ci sono delle regole che vanno rispettate da tutti. Quindi io credo che la scelta che non posso entrare nei particolari perché non so cosa si sono detti, però se hanno preso questa decisione e la Juventus comunque è una società in Italia che viene presa come punto di riferimento perché è la più importante, hanno preso questa decisione, credo che la decisione sia giusta. Se ci sono le regole, vanno rispettate. Ci può stare che uno sbaglia, paga dazio e dal giorno dopo ritorna tutto nella normalità. La stessa identica cosa, spiccicata, e non c'è nessun tipo di problema perché, ripeto, le regole nel calcio vanno. Siamo tanti, ci sono 27 giocatori, dirigenti. Se diventa anarchia, diventa ognuno fa come vuole. L'anarchia non ci può stare, l'anarchia c'è delle regole, ma semplici regole, regole banali, quelle più basilari, che vanno. Poi rispetto è una cosa importante. Quindi rispetto è il principale. Sì. Ha suggerito una sostituzione? Magari perché io ricordi no. No, che io ricordi no, forse magari durante il cambio mi hanno detto guarda mister che si è fatto male, magari un altro e... No, però ma guarda che non c'è mica, io poi alla fine non la vedo una cosa così, perché se è plateale incontro, se è una cosa tanto qui parliamo, ci siamo tutti su una barca. No, magari oggi è diverso perché c'è uno staff, gli allenatori si confrontano con i collaboratori tecnici, per cui magari è più facile parlare con loro. Poi dipende com'è questo suggerimento, se è un suggerimento plateale o con modi stizziti, non credo che sia carino e bello anche per la gente, insomma. Quindi le cose vanno sempre fatte con la massima cautela e con rispetto reciproco. Grazie. L'ultima, Leo. No, non, ma ancora ci dobbiamo lavorare sulla crescita di alcuni giocatori. Per quello che riguarda lo zoccolo duro, no, io ora sto dando spazio a quei giocatori che hanno fatto sta striscia di risultati, hanno dato continuità a un certo tipo di discorso, però non è che gli altri li ho messi nel dimenticatoio, cioè non è affatto così. Io sono pronto, ripeto, sono pronto a dare spazio a tutti. Certo, se vuoi un minimo di continuità, non è che ogni settimana puoi cambiare la formazione, salvo che non ci sia un discorso di recupero fisico, partite ravvicinate. Per cui lo zoccolo duro ora diciamo è questo, poi vedremo strada facendo se ci sarà l'opportunità, potrebbe anche cambiare sto zoccolo duro. Io ho detto tante volte, io a destra non me la sfascio più di tanto, io guardo il campo, se il campo mi dà segnali importanti io sono molto amico del campo e confermo quello che mi dice e poi andiamo avanti, poi vedremo, insomma. Grazie. Prego. Buona giornata.